applauso Agostino Marango. Vi ringrazio perché oggi uscite di casa per andare a vedere Agostino Marangolo, un vecchio batterista ormai diciamo quasi andato, insomma ci vuole tutto l'affetto di questo mondo. No, con quello che gira oggi, che c'è da vedere, capisco che vedere noi può essere, diciamo, ma noi siamo più importanti per quello che diciamo, no? non per quello che suoniamo. Effettivamente stasera io vi pregherei di prestare molta più attenzione a quello che vi racconterò. Ci vorrebbero mesi per raccontarvi le esperienze della mia vita. Ho girato il mondo con la musica, col mio lavoro. Non c'è un posto del mondo se non l'India, e la Nuova Caledonia, non so, dove non ho suonato. Io da 19 a 30 anni, a 35 anni, ragazzi, non mi sono fatto mancare niente, da tutti i punti di vista, da tutte le esperienze possibili, immaginabili, pericolose, non pericolose, d'amore, non d'amore, di droghe, di non droghe, di alcol, tutto ho voluto provare la vita in tutti i sensi e non me ne sono mai pentito, perché sono sempre riuscito ad andare avanti, a trovare sempre la strada. Ma io credo che tutte queste esperienze mi sono servite tantissimo. Il sacrificio, la musica è sacrificio. È come quando tu devi laureare, che ti fai un culo così a studiare, perché vuoi 110. È la musica, devi andare in cantina tutti i giorni, a provare, anche se non viene niente. È questo che resta. Perché in quegli anni noi facevamo questo, e i soldi ce l'avevamo, e il lavoro ce l'avevamo, però andavamo in cantina tutti i giorni, perché il lavoro nostro era suonare. Oggi, vuoi fare un progetto? Chiami quattro musicisti?
No, io ho la lezione alle 7:30, poi ho mia suocera che la devo andare a prendere all'ospedale perché sta in dialisi, e poi c'è mia figlia perché mia moglie lavora, quindi cioè, posso provare il mercoledì e il venerdì dalle 21, lo ride. Ma non è così, è così o non è così? A meno che tu non dica a un gruppo di musicisti: senti, io voglio fare un progetto, ti do 200 euro al giorno, e allora non c'è più la suocera, non esiste più la bambina, la dialisi, finisce tutto. Ecco, questa è la realtà. Beh. Quindi se ci sono 3-4 esercizi utilissimi, se qualcuno di voi se li vuole videoregistrare, vuole venire, che per me sono fondamentali sia per la coordinazione della cassa che per l'utilizzo poi del fraseggio stesso. Seminario a Parma, 200 persone in un teatro, a un certo punto si volta uno di questi, e poi ci sono quelli arroganti, presuntuosi, no? Si alza e fa: signor Marango, mi scusi, io ho fatto Jim Chapin 1, Jim Chapin 2, Gary Chapin, tutto, se contro, tutto, non so se uno, due, eccetera, for way coordination, right? Allora gli ho fatto: ma ok, su, facciamo una cosa, io mi siedo al posto tuo, vieni tu e fai tu lo stage. Questo si è alzato, è venuto. Cioè questo si è alzato dalla poltrona, è venuto, è salito, con la faccia veramente come, come
Allora io ho detto, mo sono rovinato qua, questo fa un successone, comincia a fare cose pazzesche. Ragazzi, non avete idea che porcheria, lui era convinto di aver fatto il metodo. Ma era fatto male, scoordinato, brutto, senza senso, senza suono, senza niente.